Abbiate fede, cari, nel Re dei Re, nel Signore dei Signori. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, l'unica salvezza per i peccatori, l'unica speranza per i popoli. Vedete, noi stiamo vivendo tempi difficili, tempi di caos nei continenti, nelle nazioni. Dobbiamo morire tutti. Ma l'importante è morire con la fede, perché chi ha Gesù, andiamo nel regno dei cieli, ma chi muore senza Gesù va all'inferno, è terribile. Per questo che dobbiamo credere, caro, creda in Gesù. Dobbiamo avere fede col cuore in Gesù Cristo, alleluia. Credete nel Re dei Re. Egli è l'unica speranza, l'unica salvezza. Egli è la via, la verità e la vita. L'unico che venne nel mondo per salvare i peccatori. Egli è l'agnello di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E sapete cos'è che danneggia il mondo? Il peccato rovina, il peccato distrugge, il peccato porta l'odio, le guerre, il peccato è la rovina dei popoli. Ma Gesù Cristo, alleluia, l'agnello di Dio, il Messia, il Nazareno, cari di Fano, è venuto a togliere il peccato. Per questo che lui morì sulla croce. Lui morì per te. Per me no. Sì, per salvarti. Se tu muori adesso vai all'inferno. Vai all'inferno. Vai all'inferno se tu non ti converti. Se continui a fare così, a essere un ribelle, un bestemmiatore. Pentiti e credi in Gesù. Cari di Fano, noi abbiamo un'anima da salvare, un'anima che ha bisogno di Cristo, un'anima che ha bisogno della speranza, un'anima che ha bisogno della salvezza, un'anima che ha bisogno della pace. Vedete, questo mondo è pieno di caos. In questi ultimi tempi non facciamo altro che sentire parlare di guerre, di guerre, di guerre nelle nazioni. Ma Gesù ti vuole dare la pace, la pace, la pace nel cuore. Se tu credi, alleluia, avrai la pace di Dio, la pace di Gesù Cristo nel tuo cuore. Credi nel Re dei Re, Gesù Cristo il principe della pace, Gesù Cristo il figlio di Dio, colui che su quella croce morì per noi, per redimerci. Credete, credete ragazzi, lui vi vuole illuminare, lui vi vuole purificare dai vostri peccati.